tutti ragazzi e benvenuti sul canale De Franchino il Criminale. Io mi sento un po' messo in mezzo qua. Perché? Oh, ti ho trovato uno sparring partner che hai fatto una figura di merda. Questo me. Oh, Vita mi dao da Roma. Uno mi pareva dopo Gigi, quell'altro mi pareva il Roscio Malpelo. Vabbè, e si è fatto menare. Fatto sta che siccome ho rosicato in senso buono, mica ho rosicato che. Mica cioè, tanto, Franchino si avvelena. No, però cioè non ci sono stato che ho perso così male una Taiko Erwin. Allora. Non proprio, si interromperti. Certo. Ma io ho visto un calcio che arriva dal viso e tu ti sei fermato. Cioè, quello è il knockout. Cioè. Ma non so, però stai a mettere il dito nella piaga, cioè, quindi Franchino, da romano, doveva difendere, cioè io mi sono messo a mena come un fabbro e pesava 20 kg di meno. Ho capito, ma c'è stata una differenza di kg, dei 15, 17 kg di differenza, io 65, 66. Sì, che poi ci hanno preso per culo, perché a me mi avete fatto pago quelle 65 kg e lui ha fatto quelle 75. Poi pure d'altezza, vabbè, fatto sta che comunque in senso buono io lo si chiama e ce voglio rifare. Però ho fatto proprio la stories su Instagram, a proposito, seguitemi pure su Instagram perché ci stanno i contenuti extra. Dove diciamo, pure Franchino che parla col cane, sì, pure che riunioni, da solo, lui è il cane. Allora Yuma, che famo domani? Che video famo? No, senti, ma stai luci, ti piace? No, mamma mia. Parla giù, parla col cane, fai. Quando fai live, c'è il cane accanto che gli suggerisce. Vabbè, Yuma, fatto sta, lasciatemi perdere stupidaggi di decicalore. Sempre lo dati a me per culo comunque di stai sul primo video. Beh, vabbè, sta cosa funziona. Che voglio rifare la rivincita dei Dai con i Tao, eppure sia con Erwin che però poi voglio pure fare quest'altro. Lo fate con delle parti però, scusa, no, se non pensa idea, loro sono di Milano. Cioè, di Torino, no? Di Pinerolo. Di Torino, loro si vengono qui con due atleti di Torino e noi veniamo qua con due atleti di Roma. Anche, fare. Se può una fare. Una sfida del secolo. Nei miei due atleti ovviamente c'è Mattia. Esatto, Armanini, io scelgo Mattia Faraoni e Davide Armanini, questi sono i miei due atleti che mi porto. Scegliete quello che vi pare, comunque. Portate chi vi pare, guarda, pure 30-40 persone si reggevano, dai. Beh, aiuto pure il cicatore. Il cicatore, sì, dai, ci mettiamo tutti e quattro. Allora, a parte gli scherzi, sulle storie su Instagram che ho detto che ci voglio rifare, però non ci voglio rifare così. Mo me vado a allenare, da Raini. Io mo mi sto organizzando, mese prossimo. Metodo Sanchez. Lui sa che va incontro, però. Ma, sì, no, mi voglio allenare. No, ho fatto la pippa al sugo, ma spazzato 6 volte. Voglio pago il mensile e mandrò a allenare dai Raini. Ma come mai detto che poi dire ai Raini se mi fanno un bocca a scrocco? Ma vai! Ha fatto lo scroccone! Io pago ovunque, io pago. Ti faccio fare visualizzazioni. Allora io faccio una storia sicura. Ma stai famoso, bravo, ti ricordi? Vabbè, fatto sta che però, oltre a allenarmi con Raini, allenarmi seriamente, visto che c'ho la fortuna, perché ovviamente è una fortuna, di averci amici come Mattia. Ma perché mo' amico tuo Mattia? Vabbè, amico. Tutti amici, ma secondo. Io, bello. Oh, vaffanculo, va, basta. Cioè, fino al bar, famo più niente. Amici, c'ho la fortuna di conoscere, va bene? Di conoscere persone, fighter come Mattia Faraoni e quindi sfrutto questa mia fortuna facendomi fa sparring e nel frattempo magari dammi pure qualche dritta, cioè allenami un pochetto, certo. Cioè non famo solo sparring, cioè menaglie, cioè, mentre no, menaglie, ma noi di quanto è grosso. Però, questo mi sposta. Simone ha detto una cosa che non so se te la posso, cioè si può dire, cioè ho detto all'alluminio sono tre conteggi ripresi. Eh sì, perché te devi abituare a K.O. Se no è casino. Metodo Sanchez. Metodo Sanchez, un K.O. a round. Uno sì. Tre no. Poi secondo me. È come i grappe quando hai la scia. Una sì, tre no. Puoi sbizzarrirti di tutti i calci. No, una no, bella no, zuppa no, d'oro. Una cosa tranquilla, mi dai qualche dritta. La specialità di Mattia si chiama la zuppa d'oro. Siccome te pesi. Sta peso una grotta. Sono 97, sono un po' più ammorbido perché ho combattuto con uno mangia un po'. Non al McDonald's. Comunque 97, io peso forse 67. Sono 30 kg. È lì, è il metodo Sanchez, 30 kg in più. Io gli posso invece magari da partire battere. Quanto sei alto te? Io 1,66, 67, 68.
Te quanto sei alto? Quasi nel 91, 88, 89. Ma che gli racconto, mo? Dai, dai, su, su, dai. Senti, te... Dai, andiamo se ha cambiato. E arbitro io, dai. Allora sto a posto. Allora tutto in discesa. Quando vedete sta a far male, gli faccio l'ultimo. Certo, come no. Dai, no. Te cambiamo. Ma non mi rimane più grosso. Cioè, po' della zona. Si è rovinato più grosso. Po' della zona. Oh, te sto a preparare. Sto a preparare la super bomba chimica qua, Mi serve il plutonio contro i faraoni. Con questa sfondi. Ma ti ammazza tu. No, non ti fa niente. Ma ti gonfia lui. No, lascia, tranquillo. Oh, ma dici che lo. Ma baffa il culo. Dai, no. Lo spazio, quello è grosso, più sono grossi più fanno il botto grosso, lei non lo sa gente, è lento. Poi non alzano anche le gambe, no, che le gambe poi è buono, una ripresa di vantaggio e facciamo solo braccia, una ripresa fa male pure, ammazza il culo, vabbè ma mica, cioè non è una sfida, è lui che mi sta aiutando alla preparazione. Vabbè però, io sapevo che era una sfida. Mo se sta tirando indietro. Oh, la prima volta che Franchino si tira indietro, qualunque cosa lui sfida tutti. Via De Carolis, più o meno a De Carolis. Via Vettori, più o meno a Vettori, capito? Vabbè, Vettori, più o meno. Ma quando viene c'è Petrosia, gli viene Petrosia. Vabbè, pure a Petrosia. A Mattia no. Dai, dai, vai, parto io col tempo. Dai, per rispetto, vai. Tempo, vai. Oh, mi raccomando, puliti. Le braccia non sono riuscito a sfiorarle. No, adesso braccia e gambe. Perché semplicemente braccia larghe, mi girava intorno. Manco mi ha toccato, mi ha messo. Calcolando che era occhio e croce. Io non sono riuscito proprio a tappa. A occhio e croce, la gamba di Mattia è alta come Franchino. Adesso che le gambe che faccio? Giochiamo a briscola, Mattia. Giochiamo a briscola del presente, dai. Vai, tempo, braccia e gambe, vai! Guarda, un punto! Un punto meno! Allora è lui! Da oltre ho tre calci di vantaggio. Dai! Mamma mia, che c'è fatto? Te la ricordo, lei vuole. Ho capito, me la quando vado, vai pure!
io ho paura. Se teniamo quello cresce più. Box, dai! C'è ancora un round, eh? Mamma mia, ho visto male! Oh, sto provando tutti i modi! Tempo, tempo, tempo! Tutto a posto? Vai, recupera! Devo mettere il caschetto la prossima volta, oh! Ricordatevi di mettere il caschetto! Te devi mettere l'armatura, mi sa! Un bel materasso legato intorno alla scuola! Mordiamo un due piazze, dove le voglio intorno, dai! È lui in arrivo, eh! Ti do un punto di vantaggio! Marco cane, vai vai, stop ragazzi, basta così, cioè. Il Brazilian Kick entra sempre, l'ho preso pure io, perciò non ce l'abbiate con Franchino, ma l'ho usato pure io, perciò vai tranquillo, dai, datevi un bacetto. Oh, Franchino è veramente più piccolo di me, quindi grande Franchino, però posso dire una cosa, Cicalone ha messo più in difficoltà. Non lo devo dire. Ha rosicato. Vabbè, però Cicalone tu sei più pesante di lui, dai. Più alto. Più alto, più bello. E poi la sfida è tra me e lui adesso. A 100.000 K. 100 K io 100 sfido Franchino. Sì, 100.000 K. 100 K. 100 K. Di iscritti sul mio canale se menamo io e Cicalone. E ci mette. Oh regà, non ci sarà niente, ci menamo e basta. Lui lo sa. Iscrivetevi al canale. Chi non si iscrive meniamo pure a lui. Dopo questo siamo venuti a iscrivere per forza. Grazie. Grazie.